Imprese, mercati, tecnologie, innovazione, tutto questo è War Room Business. Bentornati a War Room Business. Oggi voglio parlarvi di Candiani Denim, azienda nata nel 1938 in un piccolo paese vicino Milano. Una realtà imprenditoriale, manifatturiera a conduzione familiare da ben 4 generazioni. Azienda innovativa e green che realizza i migliori jeans per i brand più prestigiosi. Ho il piacere di avere qui con me il presidente Alberto Candiani. Benvenuto. Il piacere è mio, grazie. 84 anni di attività, quali sono stati i passaggi fondamentali che vi hanno portato a diventare un punto di riferimento per l'industria denim premium? Sicuramente i passaggi fondamentali sono demarcati dalle generazioni che si sono susseguite in questa azienda. Quindi il primo è la fondazione e mio bisnonno Luigi che si inventò questa piccola tessitura per tessere tessuti per abiti da lavoro. Sicuramente un passaggio di grandissimo successo invece è quello compiuto da mio nonno primo, che ha verticalizzato l'operazione rendendola completa, quindi dalla trasformazione della materia prima che è cotone, chiaramente tingendola, poi tessendola e finendola per arrivare al tessuto appunto finito. E a cavallo tra mio nonno e mio papà invece è avvenuto lo switch al tessuto denim, quindi abbiamo abbandonato gradualmente i tessuti d'abiti da lavoro per concentrarci su quel tessuto così magico e dal sapore così americano, per quanto ricordo sempre che è un tessuto italiano, italianissimo. Ricordiamoci che il jeans è la tela di Genova, il blu de Gênes, e però chiaramente negli anni 70 soprattutto stava vivendo una vera e propria esplosione globale, quantomeno nel mondo occidentale, e ci siamo concentrati lì. Un altro passaggio fondamentale è la nostra specializzazione nel denim elasticizzato, questo fortemente voluto da mio padre, che allo stesso tempo non ha diversificato ulteriormente il prodotto, quindi specializzandosi sì nello stretch, ma ha diversificato i mercati. E abbiamo negli anni 90 approcciato il mercato statunitense, dove da lì a breve sarebbe esplosa la premium denim industry californiana, che ha visto i nostri tessuti, soprattutto quelli elasticizzati, farne il vero e proprio successo. E poi arrivo io e sono considerato... Qual è il tocco che ha dato lei? Sono considerato quello verde, quello green. Il mio tocco è stato quello di riconoscere i punti di forza di questa azienda in termini di innovazione sostenibile, anche perché è il territorio stesso in cui ci troviamo che ci ha trasformati in un'azienda altamente efficiente ed altamente sostenibile. Noi siamo immersi nel Parco del Ticino e il territorio circostante ci ha guidati verso una trasformazione, chiamiamola ecocompatibile, senza che noi lo sapessimo in qualche modo, perché tutto ciò è avvenuto ben prima che venisse sposata dalla industry la parola sostenibilità, per poi esserne abusata sicuramente oggi. E quindi questo percorso mi ha incuriosito a tal punto che già quando avevo 20 anni, forse neanche lavoravo qui, dicevo a mio padre: ma siamo sicuri che il resto del mondo tessile opera come lo facciamo noi con queste restrizioni? Ai tempi per mio padre questo era un problema da un punto di vista competitivo, era uno svantaggio competitivo. L'ambiente ci aveva costretti a investire moltissimi soldi in aggiornamenti piuttosto che in tecnologie, piuttosto che in ingredienti che erano comunque più cari rispetto a quelli standard nel mercato globale, e lui lo vedeva come uno svantaggio competitivo. Io invece ho girato la frettata, ho detto: se nessuno fa come lo facciamo noi, facciamolo ancora di più, facciamolo meglio. Sì, preoccupiamoci dei costi, ma proseguiamo, pestiamo di più il piede sull'acceleratore dell'innovazione sostenibile, e oggi non esiste innovazione se non è sostenibile, così come non esiste sostenibilità senza innovazione, perché non è solo una questione olistica, ma è una questione anche tecnologica e basata su importantissimi investimenti. E quindi ho detto: giriamolo in un vantaggio competitivo, perché nessuno fa quello che facciamo, come lo facciamo, dove lo facciamo, solo quando lo si fa. E oggi è il 2022, 84 anni dopo la fondazione.
Poi più tardi approfondiremo anche tutte le caratteristiche che rendono sostenibile green il jeans. Intanto mi racconta come nasce un jeans Candiani? Allora, come nasce un jeans Candiani? Nasce innanzitutto il tessuto Candiani, perché la nostra vera expertise è quella di fare tessuti, che si possono anche chiamare tessuti jeans, per quanto più comunemente il tessuto viene chiamato denim. E anche di qui è interessante l'etimologia, la parola bleu de Nîmes, dalla città di Nîmes in Francia, da dove arrivava questo blu che ai tempi era indaco naturale. Il denim Candiani nasce dal cotone, come tutto il denim del mondo. Poi esistono variazioni, sicuramente esistono quelle elasticizzate, esistono compromessi con dei mix di fibre più o meno nobili, ma noi siamo specializzati nel cotone, la nostra è una vera e propria industria cotoniera. Chiaramente il nostro cotone è un cotone che scegliamo, che riusciamo anche a rendere tracciabile, è un cotone che compriamo su scala globale. A dire la verità dovrei dire cotoni diversi, perché esiste un cotone convenzionale, esiste chiaramente un cotone organico, esiste oggi un interessantissimo cotone rigenerativo che viene coltivato con pratiche di agricoltura rigenerativa, che è una nostra grossa scommessa, siamo i primi nel mondo denim ad aver sposato questo filone importantissimo, poiché renderebbe la coltivazione del cotone estremamente più pulita su tutto il pianeta. E appunto nasce dal cotone, nasce poi dalle tinture, prevalentemente indaco, anche se sul mercato siamo conosciuti come i migliori produttori di denim nero, che è anche molto molto popolare, oggi raggiunge quasi il 30% della nostra produzione, anche qui specializzati con tecniche di tintura ad alto efficientamento sia energetico che di consumi. E ricordiamoci che alla fine, da un punto di vista industriale, l'efficienza è la zia della sostenibilità, non buttare via nulla, riciclare tutto, riutilizzare tutto. E poi abbiamo la meravigliosa tessitura, abbiamo anche qui tessiture, abbiamo una tessitura moderna e una che chiamiamo vintage, fatta di telaia navetta con tecnologie degli anni 50 e 60, ristorate per produrre tessuti incredibilmente autentici. E poi chiaramente finiamo i nostri tessuti per poi mandarli a più di 200 clienti nel mondo. Però posso rispondere anche alla domanda come nasce poi il jeans Candiani, perché effettivamente esiste un jeans marchiato Candiani ed esiste in piccolissima forma all'interno del nostro negozio di Piazza Mentana a Milano, si chiama Candiani Custom, e realizziamo dei capi su misura brandizzati Candiani. È un custom vero e proprio, con amplissime scelte di customizzazione, personalizzazione del capo, e diciamo che a chilometro zero non facciamo solo il tessuto, ma poi lo trasformiamo anche in un paio di jeans. È vostro il primo jeans a centimetro zero, appunto, biodegradabile e compostabile, frutto del brevetto Coreva. Di cosa si tratta? Coreva è una tecnologia da noi brevettata per elasticizzare i tessuti denim con un ingrediente di origine naturale. È una gomma naturale speciale, di cui completiamo il processo di vulcanizzazione durante il finissaggio del tessuto. Ora, senza diventare troppo tecnico, il gioco era lo scopo era riuscire a sviluppare un tessuto che fosse elasticizzato, che è appunto la nostra specialità, con un materiale che non fosse petro-based o sintetico, e quindi abbiamo scoperto questo fantastico mondo delle gomme naturali, siamo riusciti a farne funzionare una, e la magia che abbiamo scoperto nel contempo, in 5 anni di ricerca e sviluppo e di brevetto, è che questo ingrediente Coreva non solo non inibisce la naturale capacità del cotone o di un tessuto come il denim di biodegradare o di compostarsi, ma addirittura ne facilita il processo,
Basti pensare che gli scarti di questi tessuti coreva possono essere utilizzati in agricoltura come fertilizzanti organici, essendo anche fitonutrienti a causa dell'ingrediente magico, e migliorano incredibilmente la germinazione. Quindi è circolarità compiuta, definita, in cui il fine vita dei nostri tessuti può effettivamente può essere ritornato alla natura e addirittura essere rigenerativo. Chi indossa i vostri jeans e come risponde appunto di fronte all'attenzione al sostenibile? Allora, questa è una domanda interessante, perché chi indossa i nostri jeans? Allora, intanto noi produciamo circa 18 milioni di metri lineari all'anno. Con questi vengono realizzati circa 14 milioni di capi, cioè ci vuole 1,4 metri. Quindi sì, diciamo 13 milioni di capi mediamente annui vengono realizzati con i nostri tessuti da più di 200 marchi. Molti di questi clienti apprezzano menzionare Candiani all'interno dei capi, spesso utilizzando anche un'etichettina che noi stessi forniamo, e li diventiamo un value brand o un ingredient brand, e il consumatore che la nota sicuramente è in grado di apprezzare anche il semplice Made in Italy, perché sapere che un tessuto comunque prodotto in Italia, sappiamo, nel mondo è un fattore sicuramente molto apprezzato, ma poi se ci va a cercare e ci trova a scoprire che quei tessuti sono prodotti con tecnologie altamente sostenibili e poco impattanti, sicuramente avvicina il consumatore finale al mondo Candiani. E sicuramente invece per quel consumatore che passa da noi in negozio, avere anche il plus di potersi fare su misura un capo, diciamo che l'apprezzamento è esponenziale. Certo, anche perché esclusività. L'esclusività, ma anche il fatto che riuscire a coccolare il cliente raccontando chi siamo e cosa facciamo e come facciamo, da quanto tempo lo facciamo, dove, no? Chilometro zero, diventa un'esperienza per il cliente che realizza il suo capo su misura veramente unica. E io dico sempre che un qualcosa può essere amato solo se viene veramente apprezzato, ma qualcosa la si può apprezzare se la si vive, se la si tocca, se si vede. E questo nostro, diciamo, modo di avvicinare il, non chiamiamolo più consumatore, chiamiamolo il cliente, e di riuscire a condividere questa esperienza con lui, sicuramente facilita questo processo di appassionamento. Adesso a quale collezione state lavorando? Stiamo completando la collezione di tessuti Fall Winter, quindi stiamo già lavorando ai tessuti autunno-inverno 2023-24, perché con i tessuti siamo avanti addirittura di un anno. Come si intercettano i trend, le mode, quindi con quale mentalità, appunto, con quale approccio si lavora appunto ad una collezione, diciamo, del prossimo anno? Allora, io che guido orgogliosamente il nostro reparto di ricerca e sviluppo, anche perché è l'unica parte veramente divertente del nostro lavoro, dico a tutti i ragazzi del team, guardiamoci attorno nel denim, ma anche fuori dal denim, ma per il 51% facciamo funzionare le nostre teste, quindi sappiamo di essere influenti sul mercato, sappiamo di essere pionieri. La vera innovazione nasce molto spesso dalla ricerca più tecnica, e che molto spesso viene anche facilitata dai nostri fornitori, che poi vedono in Candiani, diciamo, il partner principale con cui presentare nuove tecnologie piuttosto che nuovi ingredienti. E quindi dico sempre, guardiamoci attorno al 49%, ma al 51% ascoltiamo la nostra testa, perché innovare per davvero non significa copiare, significa magari ispirarsi da fuori, ma soprattutto inventare, avere la forza e il coraggio di trasformare le nostre idee in nuovi tessuti. Il 2022 è iniziato per voi nel migliore dei modi, con l'arrivo di una grande mole di ordini. Di quali quantitativi si parla e da quali paesi soprattutto arrivano? Il 2022 è iniziato alla grande, così come era finito alla grande il 2021, soprattutto trascinato dal mercato americano, che è esploso dopo chiaramente un 2020 particolarmente difficile. Il mercato statunitense è ancora molto forte, storicamente rappresenta il 35-40% del nostro fatturato. L'anno scorso era il 50%.
e per il primo anno credo che il nostro fatturato in dollari abbia superato quello in euro. Credo che ora l'Europa stia recuperando in modo molto forte. Stiamo andando alla grande, è vero, purtroppo però ci sono le bollette da pagare perché è un momento catastrofico per noi energivori, non riusciamo a goderci il successo di questo momento perché viene totalmente cannibalizzato da questi extra costi che si aggiungono ad altri costi che sono cresciuti notevolmente negli scorsi 6 mesi come le materie prime. Esatto, questo volevo chiederle, oltre al caro energie c'è un problema anche di materie prime, di reperimento di materie prime? Allora, reperimento no, perché come Candiani siamo abituati a un sourcing abbastanza solido, molto responsabile e ripeto, i nostri fornitori non ci lasciano a piedi ma ci alzano i prezzi e le materie prime sono schizzate alle stelle. Il cotone stesso è aumentato del 30-40% in un anno, il cotone organico è aumentato del 100%, ma anche gli elastomeri piuttosto che molti polimeri, prodotti chimici. Però la cosa che oggi mi lascia veramente sorpreso è come questo forte incremento delle materie prime, se paragonato all'incremento energetico, è poca roba. È veramente poca roba e l'incremento energetico è spaventoso. E secondo lei quale sarebbe la soluzione in questo momento per industrie, appunto per aziende come le vostre che appunto vivono, hanno bisogno di energia? Noi energivori, poi una parola ma esatto. Sorridere. Ma noi energivori, tra l'altro, o molti come noi, arrivavamo da condizioni di acquisto dell'energia molto convenienti. Competitive, per cui per noi il salto è stato ancora più tragico perché spesso si dice è raddoppiata la bolletta. No, noi siamo passati dai 500.000 euro di febbraio 2021 ai 2.500.000 euro di febbraio 2022. E la nostra marginalità non ci permette di coprire certi costi, quindi siamo un'azienda incredibilmente sana e teniamo duro finché è possibile. Credo che questo tetto messo dalla Comunità Europea al costo del gas sia una prima risposta. Credo che cos'era il 20% di credito d'imposta che ci è stato dato sulla differenza tra quest'anno e l'anno scorso sia un piccolo primo passo a cui ne deve seguire uno molto più grande per permetterci di mantenere un livello di competitività globale che è veramente già messo a rischio dagli incrementi che abbiamo apportato sui nostri prezzi a causa dell'aumento delle materie prime, aumenti e incrementi che sono mai visti nel tessile. Noi abbiamo aumentato tra il 15 e il 25% i nostri prezzi. Io l'aumento più grave che ricordo, lo ricordo nel 2010-11, fu un aumento del 5-6%, per cui stiamo parlando di un aumento molto sensibile che rischia di metterci fuori mercato perché purtroppo il resto del mondo soffre solo parzialmente i nostri mali in questo momento. Torniamo al positivo, torniamo al jeans. Secondo lei, appunto, parlavamo prima di un incremento degli ordini, che cosa ha determinato il ritorno al jeans? Mi sembra tra l'altro di aver letto che è un fenomeno che non si presentava da 15 anni. Vero. Allora, durante la pandemia sicuramente c'è stato un cambiamento in termini di interesse e ha sicuramente coinvolto anche il jeans come prodotto. Molto interessante vedere che in pandemia tutti quelli che a casa cercavano su internet o acquistavano online dei capi, spesso ricercavano denim abbinato alla parola sostenibile, perché in qualche modo si sa che il denim o il jeans è un prodotto particolarmente impattante e credo che in pandemia, quando tutti ci siamo un pochino più avvicinati a una consapevolezza ambientale per diversi motivi, allora quel tipo di prodotto è stato più ricercato e anche lì molto spesso poi non è semplice distinguere ciò che è realmente un prodotto sostenibile da uno che non lo sia.
soprattutto nel nostro ambiente c'è un gravissimo greenwashing, un fenomeno diciamo di falso marketing che tende a sponsorizzare in modo totalmente fuorviante la sostenibilità. Ma detto questo, si è generato sicuramente un interesse nei confronti del jeans, che viveva, come diceva giustamente lei, un momento abbastanza buio, da una decina d'anni non era di moda. Quindi, a mio parere, hanno contribuito due fattori: i marchi, anche quelli del lusso, che lo hanno reintrodotto, ma soprattutto il fatto che il denim è diventata la bandiera di un cambiamento sostenibile che ha riguardato la moda su più larga scala, e che effettivamente durante la pandemia il consumatore ha cercato prodotti più sostenibili. Questo dimostra il fatto che noi stiamo andando molto bene, abbiamo ordini fino a luglio, ormai fino alla chiusura estiva. Questo non accade da anni, davvero, questo non accade da probabilmente 20 anni, perché la nostra innovazione sostenibile è sicuramente superiore rispetto a quella media del mercato, diciamo, e per cui i nostri clienti hanno premiato la fornitura Candiani rispetto ad altre. Quali sono i prossimi obiettivi che si è posto? Guardi, di questi tempi gli obiettivi, ce n'è uno enorme. Ce n'è uno enorme: l'azienda ha 84 anni, la voglio portare a compiere il suo centesimo, e poi penso che quel giorno prendo un volo per qualche meta particolarmente esotica o eremitica e la faccio finita. Però ora l'obiettivo non può essere determinato a così lungo termine. 16 anni davanti a me sono un lungo termine. Nel breve, devo essere sincero, teniamo duro perché la pandemia non è finita. Le conseguenze di questa pandemia non sono finite. C'è una Una guerra guerra in corso. atomica in corso molto vicina, e che sicuramente avrà delle ripercussioni sull'economia e anche sulla semplice attitudine al consumo. Quindi dobbiamo fare molta, molta attenzione. C'è un'inflazione fuori controllo, costi alle stelle, questa crisi energetica che la guerra ha reso ancora più difficile, che è molto, molto grave. Quindi dobbiamo veramente continuare a offrire un prodotto altamente innovativo e un servizio altamente competitivo per poter mantenere la nostra fetta di mercato e, ripeto, continuare a innovare. L'obiettivo è quello di creare un denim che sia non solo poco impattante o neutrale, ma addirittura che possa avere un impatto positivo. Quando prima raccontavo di Coreva, che a fine vita si può trasformare in un fertilizzante organico per essere ritornato alla natura, questa sembrava fantascienza 5 anni fa, invece oggi l'abbiamo compiuta, e l'obiettivo oggi potrebbe anche essere quello di prendere una tecnologia come Coreva e farla diventare un brand vero e proprio, e perché no, per Candiani arrivare al consumatore finale in un modo più diretto. Purtroppo abbiamo finito il nostro tempo, io la ringrazio molto di essere stato con noi, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e do appuntamento al prossimo War Room Business. Arrivederci.